Buona serata a tutti. Grazie, allora, buonasera, innanzitutto grazie per essere a questo incontro. Io mi chiamo Paolo Ferrario e siamo amici ormai da tempo con Ettore. Mi ha chiesto di presentare questo suo libro in più occasioni. Questa è stata un'occasione che si aggiunge ad altre. E io vi parlerò di questo libro come lettore, nel senso che non sono un esperto di storia, io ho fatto altro nella mia vita, quindi come lettore ho una certa esperienza nel vedere i libri. Voi Ettore però lo conoscete benissimo, no? Cioè, quindi è ormai un soggetto del luogo, il suo libro su Nesso credo che si aggiunga benissimo agli splendidi libri curati dalla biblioteca di Nesso, che sono dei veri capolavori, sono esposti anche là, quindi è un aggiunto a Nesso, un elemento di riconoscimento del valore sia del luogo e anche della sua storia e delle sue caratteristiche. Però in questo caso Ettore Peron si è cimentato in un compito difficilissimo, perché il compito difficile è di sintetizzare in 300 pagine la storia, quella che si studia sui libri di storia nelle scuole medie superiori, legandola alla storia di Como. Quindi la cosa splendida è che è un libro che si legge in parallelo, no? Cioè, e poi dirò alcune cose su chi ha figli o nipoti in età adolescenziale, l'uso che può fare di questo libro. Quindi questa è la primissima caratteristica, no? 300 pagine è una sintesi formidabile di Como, ma non solamente di Como, poi lo dirà, anche del luogo, perché si parla anche di Nesso in questo libro, certo. Si parla quindi delle connessioni che ci sono nella storia comasca con i luoghi dell'Ario. La perfida Naxo l'aveva definita il vescovo Grimoldi per il tradimento, quando poi hanno distrutto il castello, insomma, no? Nel 1125. Perfida Naxo perché Nesso si era messa contro Como insieme a Milano. Ecco, infatti questo è un elemento che viene fuori, dopo magari lo diremo. Però la prima cosa che volevo dire era la casa editrice in quale collana si inserisce, perché non è di poco conto che Ettore Peron presenti questa storia di Como in una casa editrice che è la Biblioteca dell'Immagine, che ha una serie di libri straordinari sulle città italiane, cioè quindi Siena, Venezia, Torino, Padova, Vicenza, Catania, Zara, Trieste, Brescia, Fiume e poi anche Como. Quindi si inserisce in una collana dedicata alle città. E quindi direi che è una pubblicazione prestigiosa dal punto di vista dei contenuti, perché questo tema della storia delle città è fondamentale per capire dove. Sì, il tema della storia è sempre stato interessante. Però tante volte ci capita di leggere dei libri di storia particolarmente difficili da leggere. Invece l'editore, quando mi ha contattato, dopo aver letto un'altra nostra pubblicazione sulla città di Como, ha detto che gli serviva qualcuno che scrivesse con il mio stile, cioè uno stile abbastanza accattivante. Spasso per Como. Esatto. Ha detto quello e mi è piaciuto perché io voglio, mi ha scritto, un testo divulgativo. Cioè non voglio qualcosa che faccia addormentare le persone che lo stanno leggendo, ma che spinga le persone a continuare la lettura. E io spero di esserci riuscito. Questo è stato, infatti è stata la storia di Co, in realtà lui mi aveva chiesto di scriverlo di 200 pagine, ma 200 pagine, 21 secoli, era 25 secoli, anche di più se si vuole, erano troppo pochi. Però mi ha detto no, ovviamente non c'è problema. Perché lui stesso non sapeva quante cose ci sarebbero state da dire sulla storia di Como. Attenzione, storia di Como è un po' riduttivo, non si può parlare di Como senza parlare del lago e viceversa. Quindi in realtà si parla di tutte e due le cose, anche perché la storia di Como è strettamente correlata a quella del lago, inseparabile, assolutamente, scusami. No, ma vedi, questa tecnica del dialogo e sarà anche la stessa che faremo quando presenteremo il libro con Vittorio Nessi, magari, no? Questa interazione funziona molto bene. Però intanto volevo spiegarvi come è fatto. Lui diceva, il 300 pagine, faccio notare che 300 pagine comincia nata dal ghiaccio, quindi ovviamente qua non c'è storia, ma è la storia geologica,
gli albori più neri liguri, e si arriva fino ai tempi nostri, proprio per dire qual è che è lo scenario in cui inserisce il suo racconto. E qual è il vantaggio di avere un libro sulla storia di Como con queste connessioni di cui parla Ettore con il Laggio, sostanzialmente? Che quando noi abbiamo dei libri su Como, storie su Como, ce ne sono molti. Non so, c'è la storia di Como Giuseppe Rovelli in 5 volumi, la storia di Como di Frigerio Vitani e Lazzarini in 4 volumi. Cioè si ha a che fare con un pezzo di biblioteca di questo tipo, sostanzialmente, no? Cioè qui lo spazio occupato dalle copertine è questo. Oltretutto sono libri piuttosto datati, cioè arrivano fino a un certo punto. Qui invece, appunto, lo sforzo è stato quello di fare questo enorme lavoro di riscrittura. E allora volevo descrivere alcune caratteristiche, Ettore interrompimi quando vuoi, su questa cosa qua, perché in questo libro qua voi troverete sintesi ma anche precisione nello stesso tempo, cioè sintetico ma nello stesso tempo preciso, non è che gli elementi vengono lasciati a caso. C'è tutto, anzi è puntato anche molto sui personaggi anche comaschi che magari non abitavano neanche più a Como quando hanno fatto le cose importanti, che ne so. C'è un paragrafetto dedicato a Giorgio Perlasca, che non ha agito a Como, però era originario di Como. Insomma, è stato scritto in modo da raccontare tutti i fatti opportunamente semplificati per renderli comprensibili. Perché il problema dei libri di storia, diciamo, vecchio stile, è che o danno per scontato una conoscenza approfondita a 360 gradi di tutto quello che stava succedendo in Italia, in Europa o nel mondo, a seconda del periodo a cui ci si sta riferendo, oppure vanno talmente nel dettaglio che poi alla fine uno non si ricorda neanche più di che cosa si stesse parlando. Lo sforzo mio è stato quello di allargarmi pian piano, spiegando, circostanziando i fatti, diciamo europei, se era il caso di parlare d'Europa, che però avevano anche dei risvolti importanti su Como. Si parla della Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale non è stata combattuta a Como, però ha avuto dei risvolti pesantissimi, soprattutto sulle vite di tanti comaschi, no? Quindi anche lì non ci si dilunga sicuramente nel descrivere la Guerra Mondiale in maniera complessiva, però c'è quel minimo che basta per capire come mai si è arrivati alla Prima Guerra Mondiale e che cosa è successo durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi questa sintesi della precisione. Un secondo elemento che appunto da lettore, quindi invito alla lettura, linguaggio semplice ma allo stesso tempo anche simpatico. Ecco, questa è una cosa piuttosto importante, cioè gli storici... Professionisti, io non sono uno storico. Esatto, cioè, infatti la cosa interessante da dire poi è che in base al mestiere che lui fa, che è una guida turistica, quindi sa come... fare la guida non è un mestiere facile, però è un mestiere difficilissimo, perché bisogna sapere un sacco di cose per interagire con un gruppo di 15-20 persone. Sapere anche come comunicare, ma allo stesso tempo sapere di che cosa si parla, no? Appunto, simpatico. Un esempio della simpatia è questa, cioè a un certo punto si parla dei Visconti, vengo un pezzettino, poi dopo... Ettore è anche, posso dirlo, è anche un regista e un attore, non so se lo sapete, io non vedo l'ora di andare a vedere qualche sua rappresentazione. Magari adesso. Cioè lui sa queste cose qua, e quindi la lettura ben fatta magari la farà lui. Farò solamente una lettura di questo tipo, perché la trovo interessante come per darvi l'idea del linguaggio. A un certo punto parla dei Visconti, quindi parla quindi quando Como interagisce con il Ducato di Milano, e dice: gli Visconti non vedevano l'ora che ciò accadesse, senza pensarsi due volte si presero Como, acclamati dal popolo, per di più, e a Franchino Rusca fu concesso come contentino. Già, contentino non è una cosa che troverete in un libro di storia, no. Cosa, dove si ritirò, fu concesso come contentino il contado di Bellinzona, dove si ritirò a godersi la pensione. È un esempio di... Sì, qua si parla di quando... la pensione, le pensioni sono un prodotto della fine dell'Ottocento, sostanzialmente prima del Novecento. Questo è un esempio di linguaggio. Cosa serve questo tipo di linguaggio? Serve a rendere, a far vedere il personaggio, sostanzialmente. Sì, quindi... qua si parla di una cosa serissima, perché qui è quando Como ha perso la sua autonomia, perché dopo 2 secoli e mezzo di lotte tra Rusconi e Vitani, la popolazione non ce la faceva più a vedere questi che si distruggevano i palazzi a ripetizione,
e praticamente si sono consegnati a Milano. Franchino Rusca è stato lui a consegnare, per far dispetto ai Comaschi, la città ai Visconti. I Visconti se la sono presa, ma i Comaschi erano felici per questo, proprio perché erano riusciti a, diciamo, a scrollarsi di dosso questa famiglia Iruska, soprattutto particolarmente oppressiva. Poi dire qualcosa sui ruschi vitali, no? Però un secondo esempio di linguaggio divertente ma allo stesso tempo preciso, no? A un certo punto si parla di Leonardo e dice: Leonardo visitò a Bellagio il lago di Como, quindi c'è questa certo, rapporto, lasciandosi prove scritte del suo passaggio e le sue osservazioni. Nel famoso Codice Atlantico, conservato nella Museo di Milano, precisione, il genio toscano ci descrive dei due luoghi interessanti del lago, la Fonte Plignana, ecco, quindi questo tema delle connessioni, il cui altalenante livello dell'acqua doveva intrigarlo parecchio, e l'orido di Nesso, che impressionò per la potenza della sua cascata. Allora, questo è un esempio di furbizia però, perché scrive un libro sulla storia di Como, ma allo stesso tempo fare tutti questi aneddoti, io dico, stimola le persone ad andare in giro, insomma, perché l'obiettivo sostanzialmente è questo, no? Cioè un libro come questo qui aggiunge a un visitatore un qualcosa in più, ma non ho finito, scusa, perché è bene, a un certo punto poi fa citazione di quello che dice Leonardo, sopra Como tomiglia la Plignana, la quale cresce e decresce ogni 6 ore, il suo crescere tra l'acqua per i due mulini in avanza, il suo calare fa asciugare la fonte, più su 2 miglia in esso, terra dove cade, Leonardo che parla, dove cade uno fiume con grandissimo impeto, una grandissima fessura di monte, queste gite sono da fare nel mese di maggio. Chiusa la citazione. E lui, grazie Leonardo. È l'esempio di linguaggio. Sì, non colloquiale, nello stesso tempo però preciso. Leonardo, la Plignana e anche il pezzettino lì. Beh, poi qui non l'ho scritto, ma io ho una mia teoria su Leonardo, non so se si può dire. Allora, se voi andate a Molina, nella chiesa di Santa Margherita, che è più in basso, dove c'era una volta il paese, che poi si è spostato più su per stare lontano dalle varie scorrerie dei pirati, c'è un affresco, ormai ci sono soltanto delle piccole parti di un affresco, ed era un'ultima cena. Allora, è sempre stato detto che Leonardo da Vinci, una delle novità dell'ultima cena di Leonardo da Vinci era la scelta del momento in cui appunto Cristo diceva: uno di voi mi tradirà, no? Ed è quello il momento rappresentato dalla famosissima ultima cena. In realtà non è una novità questa, perché se si va a vedere quello che rimane dell'affresco della chiesa addosso alla Santa Margherita di Molina, si vede esattamente lo stesso momento, con un Giuda che addirittura è rappresentato così, come dire, io? Ma no, ma cosa state dicendo? E per dire, chi mi dice che Leonardo non abbia visto quell'affresco e non si sia ispirato? Scusate, è andato alla Pliniana, è stato a Nesso, e lì sopra c'era Molina, ed era la strada regia, quindi c'è poco da sfogliare verze, e secondo me l'ha visto e gli è servito da ispirazione, però non ho le prove. E poi appunto dicevo, appunto, sintesi ma precisione, linguaggio semplice ma simpatico, e poi questo sentirsi guidati, insomma, cioè di un aiuto, una mano, perché la faccio adesso la digressione sulle eventuali nipoti o figli che fanno il liceo. Consiglio, se stanno studiando storie, sono, non so, fanno la maturità, vale la pena di regalargli un libro. Tra l'altro questo libro costa veramente 14 euro e niente oggi sul libro, se uno pensa a cosa costa, non so, una pizza con la birra da qualsiasi parte, no? Beh, insomma, lo studente avrà la possibilità di aggiungere alla sua lettura una cosa molto interessante rispetto a quello che sta facendo. Si presta anche come ripasso. Sì, è vero. Come ripasso per uno studente di scuola media. È circostanziato, quindi è sufficientemente semplice per essere compreso da chiunque, anche se ci sono dei periodi molto complicati, però lì è la storia che è così, quindi non ci si può fare niente. Però, ripeto, una persona oggi mi ha detto: oh, sai, ho letto il tuo libro, però adesso devo rileggerlo perché ci sono talmente tanti fatti. Ho detto: eh sì, perché il libro lo leggi in fretta, lo segui anche velocemente, però dopo 3 capitoli ti ho detto talmente tante cose che hai bisogno di tornare indietro. Però sono tutti capitoli corti, quindi si possono rileggere. Questa è la precisione, cioè non potevi appunto non fare quei passaggi.
Adesso volevo, il secondo pezzettino che volevo dire è invece su questo discorso di legarmi sulla, poi magari di nuovo tu ci potrai dire alcune cose, questo sentirsi guidati. Dunque, io sono comasco di tre generazioni, nel senso che il mio nonno in tutta la sua vita, è nato nel 1893, è andato a Milano una sola volta a Milano. Mia nonna non si è mai spostata da Como, no? Mio papà, guardo lui perché lavorava nel settore tessile, era un disegnatore di tessuti, faceva esattamente le negative, e oggi lui mi andrà a lezione da Davide, che mi spiegherà come è cambiato il mondo del disegno tessile. E quindi sono molto comasco, ho lavorato, ho insegnato a Milano, ho insegnato a Trieste, ho insegnato a Venezia, ma non mi sono mai spostato da Como. Calcolo che sono stato sui treni circa 8 anni e mezzo, calcolando la tempistica dei treni, cioè facendo una giornata di 8 ore, il tempo che sono stato sui treni per viaggiare, ma sono sempre tornato a Como. Non ho preso la considerazione di trasferirmi, perché sarebbe convenuto, a Venezia o a Milano, sono molto legato. Beh, insomma, Como è una città fantastica da camminare. Il toglio un essere comasco appunto come me, no? Cioè è una città da si presta a essere bighellonata, come dicono i francesi, flâner, passeggiare in questo modo qua. Per esempio, questa cosa qua di città che si presta ad essere camminata è un esempio dell'uso che si può fare di un libro di storia. Per esempio, nel libro A spasso per Como, che Ettore ha scritto tra l'altro con Davide, con Patrizia Zimonte, con i disegni splendidi della mamma di Davide, che sono meravigliosi. Questo è un libro che uno su Como guarda i disegni ed è una cosa fantastica. Il giro che fa, se non sbaglio, parte da Sant'Abongio, li porti a Porta Torre, più dopo li porti a San Fedele, al Brunetto, e li porti a Piazza Volta. È un esempio di camminata muscolare, no? Un esempio che io faccio sempre ai miei amici milanesi che vengono è che se io passo da Milano, in Como, da Via Alvarese, abito in Via Alvarese, e faccio la via 5 giornate, prima attraverso la via Alessandro Volta, 5 giornate, poi dopo là vedo la via Vitali, poi arrivo a più o meno Piazza del Duomo, poi arrivo davanti a Stocciale, poi arrivo davanti al Palazzo del Fascio, cosa ho fatto? 2000 anni di storia. Una camminata di questo qua sono 2000 anni di storia. Allora, cosa serve un libro come questo qua? Ad aggiungere al camminare la consapevolezza di quello che stiamo facendo sostanzialmente nel nostro cammino. Allora, volevo appunto dire in che modo hai usato la tua esperienza di uno che insegna le persone e usando appunto anche il meccanismo della storia, insomma, sì, aiutaci a capire. Ma la storia, guarda, piace passeggiare e allo stesso tempo sì, si può storia. Passeggiare e vedere e ispirarsi vedendo una determinata cosa a quello che quella cosa rappresenta. Tu hai parlato del Palazzo del Fascio, come dice la parola, può rappresentare un periodo molto importante. Tra l'altro possiamo anche tranquillamente dire, senza essere smentiti, che la guerra è finita sul lago di Como, precisamente a Mezzegra, nel momento in cui hanno ammazzato il duce. È quella la fine della guerra, non è l'entrata degli americani il 25 aprile, cioè le cose sono continuate, no? E, oppure se passi davanti alla cattedrale, ci sono voluti 344 anni per costruirla, tutto quello che è successo nei 344 anni è assolutamente incredibile, cioè dal 1396 al 1740, quindi è veramente un lasso di tempo in cui di tutto è successo in questa zona. Poi, Como è sempre stata su un asse importante verso il nord, quindi una città piccola, sempre piccola, così piccola che anche Giulio Cesare aveva sentito la necessità di popolarla per renderla, diciamo, all'altezza del ruolo che le aveva dato, però sempre importante, capace addirittura di resistere 8 anni vincendo praticamente sempre contro i milanesi, che erano 10 volte più di loro, insomma. Quindi è veramente un posto molto interessante. E nello stesso tempo ci si cammina dentro e si sente appunto la storia. Un esempio che lui fa è guardare Como da Brunate, un esempio in cui lo sguardo da Como da Brunate uno intravede la pianta romana.
Assolutamente, perché quando la città è stata grande esperti nella costruzione di città, campo del comando, foro, tutto, insomma, quando potevano costruivano quadrato, quando potevano, quando il territorio glielo permetteva. E il territorio di Como glielo permettevano, hanno asciugato, c'era una palude e hanno fatto proprio una città come piaceva loro. E da Brunate si vede benissimo, se uno guarda gli alberi che circondano le mura, vede proprio gli assi ancora quasi perfettamente, diciamo, ortogonali, no? Come erano stati disegnati ai romani, pur non essendo Como ormai una città romana, perché di romano, a parte le colonne in via Cesare Cantù, le colonne del Liceo Volta, in piedi non c'è praticamente più niente. Però chi l'ha ricostruita rispettando il vecchio tracciato. E si vede ancora. Si vede. E soprattutto appunto da Brunate, un elemento secondo me interessante, cioè adesso faccio una piccola divagazione per dire come il libro di Perona mi si lega molto bene a quello che diceva adesso Ettore. C'è una grande tendenza in Italia, li ho portati su nonostante il peso perché erano interessanti, a scrivere libri sulle città. Pesano, eh? Attilio Brilli, il grande racconto del viaggio in Italia, è un esperto di storia e di storia sociale. Marco Romano, Le belle città, sono tutti libri recentissimi, usciti da poco tempo. A me colpisce tantissimo questo libro di Marco Romano. Uno dice le città, pensa all'Italia, pensa alle città, non so, Venezia e così via. Abbiate Grasso, Appi Terme, Sassello, Voghera, ecco, cioè il coraggio, cioè è talmente bella l'Italia, soprattutto vista attraverso il volto delle sue città, che si può scrivere un libro di, scegliendole, di 426 pagine, scegliendo queste città, perché è la storia d'Italia, cioè i comuni e le caratteristiche di questo dei comuni ha molto definito la storia di questo paese. Qui nelle città è possibile fare questo tipo di operazione, perché quello che io trovo interessantissimo e sono per certi versi, poi grato da Comasco di Ettore che ha scritto questo libro qua, però nello stesso tempo Como è straordinaria, perché appunto, ripeto, da Brunate si vede la pianta romana, ma allo stesso tempo si vedono le mura medievali e allora uno comincia già a ragionare. Ma poi c'è questa meravigliosa connessione che c'è tra il lago e la città. Quale città di lago consente a uno che arriva col battello di vedere questo scorcio del portici Plinio, intravede di sbieco la piazza del Duomo e poi dopo se scende dal battello arriva nel centro della piazza San Fedele? Cioè non esistono città che hanno questa connessione. Io ho insegnato molto a Trieste. Trieste ha una connessione fantastica evidentemente con il mare, la grandissima piazza, però è il mare, sono le città di mare. Como è la città di lago, che ha delle caratteristiche uniche. Io volevo appunto chiedere se sei d'accordo. Cioè, per me questa connessione che c'è tra questa struttura spaziale della città di Como con il lago è un elemento assolutamente straordinario. Sì, sto pensando ad altre città, anche dei laghi vicini. In effetti è la sola città, il solo capoluogo, è il solo capoluogo che si affaccia su un lago, perché gli altri, vabbè, Verbania, capoluogo, però è un paesone. Invece Como proprio la storia, la struttura di una città, con la piazza del Duomo, anche piazza Cavour, che prima era il porto di Como. Però abbiamo tentato di chiuderla. Cosa? Sì, abbiamo cercato di fare il muro, esatto, no? Sì. Esatto, questa cosa qui abbiamo cercato di... ci hanno provato, ma non ci sono riusciti, diciamo. Hanno cercato di rovinarla, questa connessione di cui sta parlando tu, però è molto forte, proprio per questo motivo io dico sempre non si può parlare del lago senza parlare di Como e viceversa. Poi c'è il discorso delle ville, che è un altro discorso che per Como è stato molto importante, anche lì ho la mia teoria. Allora, il proprietario di Bellagio a un certo punto era un certo Marchesino Stanga, fine del 400. Questo Marchesino Stanga era il segretario, quello che proprio gli teneva la borsa e gli contava i denari, del Duca di Milano. Allora, e sicuramente Leonardo è venuto al seguito della corte per la quale lavorava, quindi di Ludovico il Moro. Vuol dire che tutti i nobili che dovevano fare assolutamente le stesse cose
che faceva il Duca di Milano, hanno sentito l'esigenza di cominciare a frequentare il lago di Como, quindi a costruire le ville. Le ville che non erano nient'altro che uno straordinario mezzo per far vedere la propria ricchezza, la propria potenza, perché la casa di vacanza, uno si fa la casa di vacanza piccola così magari c'è anche da pulire poco, no? Lì dovevano fare dei palazzi con dei giardini enormi che mantenevano per 12 mesi all'anno per usarli poi nella stagione che era settembre-ottobre, quando tutta la nobiltà milanese si ritrovava in questa zona qui, quella comasca era di là, poi si mescolavano, organizzavano feste, facevano cose incredibili, proprio perché era... Ma è successo qui? Non è successo sul lago di Garda, sul lago Maggiore o sul lago d'Orta. Ci sono delle ville, ma non hanno tutta la storia che hanno le nostre. Quindi questo patrimonio è assolutamente unico al mondo. Forse c'è una cosa paragonabile, che sono le ville del Brenta, però già quello non è un lago ed è un fiume. Però per dire il concetto della nobiltà che si ritrovava, veniva qui, chissà quanto si parlavano dietro, perché poi alla fine era quello, e poi dovevano ostentare il loro potere, la loro ricchezza. E questo c'è solo qui, non c'è sugli altri laghi, per esempio, del nord Italia, che pure sono, possono essere belli, non quanto questo, però va bene, cioè, se non facciamo troppi campanilisti. Comunque appunto si inserisce all'interno di questa letteratura, il libro di Ettore, sulle città, che è un elemento importante. Allora vedevo un pezzettino, non di suo, ma di questo Attilio Frilli, che dice su questo concetto di, che per me il libro di, però mi aiuta a passare, me l'ho scritto nell'appunto, a passare dalla percezione, cioè quindi il camminare, il percepire, è quello che vedo mentre cammino, alla memoria, invece alla memoria storica. Dice Brilli, non c'è un metodo unico, né unico, per descrivere le città italiane. La loro estrema individuale originalità, data dalla morfologia del territorio, appunto tu l'hai spiegato anche poco fa rispetto agli eventi storici, l'ardire dei fondatori, la genialità dei costruttori, suggerisce approcci diversificati allo stesso modo in cui il nome di una sotterranea affinità ciascuna città seleziona i viaggiatori, i loro sguardi e le loro narrazioni. Ci sono casi in cui un evento storico di primaria importanza ha imposto alle città una drastica cesura col passato e l'avvio di profonde trasformazioni. Con l'Unità d'Italia, tre grandi città, Torino, Firenze e Roma, diventano protagoniste di radicali metamorfosi nel nome del percorso politico e istituzionale in cui vengono coinvolte. Noi quando studiamo storia, la storia d'Italia, abbiamo più in mente esattamente questa sequenza, no? Torino, Firenze e Roma, per dire come sono importanti le città. Quindi questo, ripeto, il libro di Ettore ci consente di fare questo tipo di operazione, cioè di camminare meglio all'interno di questi luoghi. L'altro elemento, e ho concluso nella mia lettura di lettore, è questo straordinario lavoro, tanto che mi sono costruito un tabellone di questo tipo, no? Cioè mi sono fatto allora la storia d'Italia, e quindi prima colonna, seconda colonna Como, Ilario, e terza colonna i personaggi. Questo è il metodo di Ettore, cioè la storia d'Italia, quindi nella scansione, passaggi principali, poi Como, Ilario, quindi distingo il periodo romano, il periodo cristiano, i Longobardi, l'impero, il Medioevo, le guerre con Milano, l'impero della Barbarossa, i conflitti guelfi di Bellini con la connessione con comasca, Vitania, e poi la situazione comasca. Questa è la cosa straordinaria del lavoro, cioè mettere assieme storia d'Italia e poi appunto i personaggi, poi magari ci parlerai qualcosa, quindi parli anche parlando, quando parli del Medioevo, parli di Santa Volga, parli di Nesso e parli del Vescovo Rainaldo. Rainaldo, certo, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia europea, una cosa che tutti sanno, cioè anche io vedo parlando con i turisti, ma anche gli americani sanno di Canossa, quasi, però adesso non so se tutti sanno che l'organizzatore dell'evento, se possiamo dire con un linguaggio moderno, è stato il vescovo Rainaldo, che era stato chiamato in causa perché lui era amico. Cioè, sapete Canossa, quando l'imperatore si è dovuto rimanere nel 1077 inginocchiato 3 giorni e 3 notti, mettendosi cenere sulla testa, vestito con un saio, fuori dal castello di Matilde di Canossa, prima di essere ricevuto dal Papa, che lo doveva perdonare dopo averlo scomunicato perché questo voleva nominare lui vescovi al posto suo. Ebbene, ancora oggi nel linguaggio diciamo andare a Canossa quando vogliamo dire andare a strisciare davanti a qualcuno per chiedere di essere perdonati.
l'organizzatore dell'evento è sepolto nella chiesa di San Pietro e Paolo qui a Nesso. Quindi ed è abbastanza incredibile, è stato lui a organizzarlo proprio perché lui aveva le conoscenze giuste, cioè lui conosceva, era amico, confidente, confessore, padre spirituale della madre dell'imperatore, si chiamava Agnese di Poitou, era amico e godeva della piena fiducia del Papa Gregorio VII, che gli ha chiesto: fai qualcosa per risolvere questa situazione, perché era una situazione che non stava bene a nessuno. L'imperatore del Sacro Romano Impero, difensore della cristianità, che era scomunicato, non poteva, non andava, non stava bene neanche al Papa, ed è stato il nostro Rainaldo ad organizzarlo. Tant'è vero che poi è stato anche rapito, ha avuto una vita abbastanza avventurosa. Poi si innesta la famosa leggenda della sepoltura di Rainaldo, che è stato sepolto qui perché il lago per tre volte si è ribellato, no? La sapete, no? Sicuramente là c'è il video che la sa benissimo. Il lago che per tre volte si è ribellato alla volontà di portarlo in Sant'Abbondio, dove lo dovevano seppellire, e quindi è stato sepolto adesso per questo. Però questa delle tre volte che il lago si ribella vale anche per la leggenda del chiodo di torno, è un po' un ritornello che ritorna, quello delle tre volte, anche per la Madonna del Soccorso, cioè di tre volte sempre, vabbè, comunque tre è sempre il numero della Trinità, quindi il numero giusto. Comunque è stato un personaggio interessantissimo, uno dei più importanti vescovi della diocesi di Como, insieme ad Sant'Abbondio. È un bel esempio appunto in cui tu, ripeto, in un libro di 300 pagine riesci a fare questi passaggi di spiegazione che sono... Perché Rainaldo è stato il vescovo. È stato il vescovo che nella storia della Chiesa ha avuto maggior influenza di tutti i vescovi di Como, cioè dei vescovi di Como naturalmente. Comunque appunto, leggendo il libro voi il lettore troverà cos'era Novum Comum, cos'era la Porta Pretoria, la Chiesa di San Carpoforo, l'Isola Comacina, io appunto magari... Bello. Perché poi la cosa che viene fuori qua, effettivamente... viene fuori questa cosa qua terribile, il mio mestiere, quello è stato un altro nella vita, è stato quello di fare il sociologo, della violenza che ha attraversato questi territori, come il conflitto è stato prevalente rispetto alla coesione, cioè morti, uccisioni, torture, cose veramente terribili, cioè questa prevalenza del conflitto rispetto alla, che è una delle caratteristiche purtroppo che disastrano la società italiana, il fatto di essere prevalentemente oppositivi piuttosto che farsi carico di un compito organizzativo complessivo e di organizzare lo spazio per far vivere tutti. Cioè questa cosa provoca veramente dolore leggere questa cosa qua, questi conflitti veramente, veramente terrificanti. No? Comunque appunto, l'Isola Comacina, l'inizio della Chiesa di San Fedele, i Magistri Comacini, la Chiesa di Sant'Abbondio, la Tremenzina, le mura federiciane, cioè voglio dire tutti spazi, quando è stata alzata la città, l'ospedale Sant'Anna, la Chiesa del Crocefisso, la Pignana, cioè si riesce a fare una specie di operazione, ripeto, da guida di passaggio verso il tempo con questo sostegno, e poi c'è poi la storia dei personaggi, delle persone che sono state raccontate, l'elemento che rende un pochino vivo, non so, la descrizione proprio delle persone, tra l'altro appunto riuscire a sintetizzarla è umano, poi la biografia, perché no, questa estrazione biografica le trovo molto, molto interessante dal punto di vista del lavoro che ho fatto. Quindi sì, beh, ce ne sono stati diversi personaggi, Rainaldo è sicuramente uno di questi, beh, perché siamo adesso, citiamo lui, che aveva scelto, perché uno si chiede, ma perché Rainaldo è morto, cioè viveva adesso? Ma per il semplice motivo che il suo predecessore, Bennone, che viveva a Como, era stato ammazzato da un prete, quindi Como, siccome Rainaldo aveva cercato di rimettere un po', diciamo, in sede il vagone della chiesa, perché era un po' deragliato, cioè avevano perso un po' gli obiettivi, erano molto legati al patrimonio e non alla propagazione della fede, eccetera, eccetera, allora chiaramente si era fatto dei nemici, e quindi il suo predecessore era stato ammazzato perché aveva cercato, perché non volevano più farli sposare, perché non volevano, insomma c'erano tanti problemi seri, diciamo, all'interno della chiesa, e quindi lui aveva scelto Nesso, che era considerato un luogo più sicuro. Ma Rainaldo è stato quello che ha costruito il palazzo del vescovo di adesso,
è stato quello che ha fatto costruire forse più cose. Tra l'altro il palazzo episcopale di Como è l'unico palazzo precedente la distruzione della città che è rimasto in piedi, perché poi tutto il resto, tranne le chiese, è stato distrutto, no? Quindi Rainaldo è stato veramente, veramente grande, ma ce ne sono stati altri, vabbè, ovviamente i due primi sono stati degli scienziati, degli scrittori, se ne parla ancora oggi, cioè i loro testi vengono ancora utilizzati all'università, quindi se si andava all'Expo, all'Expo si arrivava al padiglione zero, c'era scritto Divinus Alitus Terre, che era una frase di Plinio, per dire, no? Piuttosto che chiaramente Alessandro Volta, che è stato sicuramente più famoso, ma tanti altri meno noti che secondo me meritavano una paginetta, un piccolo posto in questo libro. Volevo chiederti se sei d'accordo, no? Cioè di leggere con tono attoriale, no? Quello che vuoi tu, ma per eventualmente Plinio Giovane vorresti leggere questo pezzettino? Sì, Plinio Giovane amo come il suo lago e l'aria, perché poi qua così vediamo un personaggio positivo. Poi invece voglio chiedergli, sempre in tema di conflitto, come mai nei nostri territori prevale il conflitto e l'odio, quindi vorrei che ci parlassi di Rusca e di Titania, no? questa prevalenza del conflitto e dell'odio rispetto alla coesione. Plinio il giovane amò Como e il suo lago, il Lario. Nel cortile della celebre villa pliniana, a Torno, sulla sponda orientale del lago del ramo di Como, è incisa in una lapide la traduzione di una lettera di Plinio al suo amico Licinio Suro, nella quale descrive la fonte intermittente che sgorga a pochi metri da lì, oggi detta anch'essa Pliniana. Plinio ne parla come di un luogo piacevole, dove gustare pasti e bere l'acqua freschissima della sorgente, che è speciale perché possiede la caratteristica sorprendente. Tre volte al giorno si alza e si abbassa, aumentando e diminuendo il livello delle sue acque in modo assai irregolare. È un fenomeno ben visibile ed è gradevolissimo osservarlo. Stando seduti a tavola, proprio lì vicini, mentre si mangia, si beve e si attinge a quella fonte freschissima. Essa, con un ritmo cadenzato, decresce o si innalza. Questa è proprio la citazione di Plinio. Plinio aveva un profondo senso della bellezza e, appena poteva, cercava di godere del suo Lario. In una lettera all'amico comasco Caninio mostra di soffrire dello stress cittadino e agonia i ritmi del lago. Chiede a Caninio, che sull'Arius risiedeva: è lo studio? È la caccia? È la pesca? O tutte e tre le cose che ti tengono occupato? In certi periodi della sua vita, Plinio avrebbe voluto goderselo di più, il lago. Plinio era ricco ma semplice, molto denaro lo regalò anche alla città di Como, le cui terme furono da lui donate. I pochi resti sono visibili sotto il parcheggio Banduce. Qui la guida turistica è stata fuori. Plinio cercava la gloria e il popolo lo amava. E Plinio è stato, il giovane è stato un grande, tra l'altro ha scritto delle cose meravigliose, anche di quanto era bello vivere sul lago, le villa di delizia. Cioè, lui aveva portato veramente la cultura romana qui, sul lago di Como. C'era, ed era... Vabbè, poi ci sono le varie vie. È un esempio di vivezza del personaggio, no? La capacità di far vedere in qualche modo Plinio nella sua dimensione personale. Allora io volevo chiederti una cosa, però ho concluso in queste mie interazioni, poi tu vuoi leggere delle cose e prendere le conclusioni sul libro. Ma secondo te, come guida, com'è che si riusciva a vivere a Como? C'era questa guerra intestina tra gli Etruschi e i Vitali, uno era in una via andava dall'altra parte e rischiava di essere ammazzato semplicemente perché nello stesso spazio. Sì, capisci? Sì, quello sì. Che fa impressione questo, no? Cioè andare da una via all'altra e in quel momento di essere considerato un nemico sostanzialmente, no? Questa modalità di avere sempre come riferimento il nemico, a mio avviso, è, da sociologo, il cancro della società italiana. Volevo chiederti... La scusa era quella dei Guelfi e Ghibellini, ma era proprio una scusa. In realtà era una lotta di potere. Ogni città aveva due famiglie, perché è una cosa comune, Verona, cioè Firenze, ovunque c'erano due famiglie che lottavano per avere il potere in città. Quindi per mettere le persone nei posti che interessavano in modo che potessero gestire il denaro, la ricchezza, perché Como era una città florida, perché essendo su una via di comunicazione tra la Germania, diciamo, tra il nord e
e il Mediterraneo, incassava tantissimi dazi. Ecco perché anche Milano era molto interessata a distruggere Como, semplicemente perché voleva impossessarsi di quello che Como aveva. E quindi queste famiglie non hanno fatto nient'altro che distruggersi reciprocamente, scacciandosi a vicenda, proprio in una lotta di potere che rendeva una città un luogo estremamente poco sicuro, pericolosissimo. Anche se i comaschi cercavano di, diciamo, tenere alto il livello della città dal punto di vista commerciale, industriale, eccetera, eccetera, sono stati due secoli di inferno, perché proprio andava uno, veniva quell'altro, e poi sono stati più Etrusca a fare il danno che altro. Tant'è vero che poi alla fine l'odio della città nei confronti dell'Etrusca era talmente forte che l'Etrusca ha detto: ah sì, vi faccio dispetto, vi consegno Milano con gli altri, e viva! Anche se ci pensate, un secolo e mezzo prima sono morti quasi tutti, per pur di conservare quella libertà che avevano da comune, però non ce la facevano più, quindi hanno dovuto scegliere il male minore, per modo di dire, perché poi anche i duchi di Milano erano più quelli pazzi di quelli sani. Comunque, insomma, è stato un periodo decisamente... Che mi colpisce in uno spazio di tempo, sì, cioè sì. Questo è il punto sostanzialmente, no? Questa conflittualità nella condivisione del medesimo ambiente, del medesimo spazio. Insomma, è un esempio di come si potrebbe apprendere dalla storia per migliorare, sì, il futuro, no? Ridurre la conflittualità e invece agire per il bene comune piuttosto che... Ma la stessa guerra tra Como e Milano... L'uno con l'altro. La stessa guerra tra Como e Milano ha portato alla distruzione reciproca di due città, rase al suolo. Però. Tra l'altro i milanesi sono stati molto, scusate il termine, intanto ci sono bastardi, perché proprio hanno ingannato i comaschi, non riuscendo mai a sconfiggere. Questo è un pezzettino che forse potrebbe essere carino leggere. Allora, sapete, la guerra decennale inizia nel 1118. La scusa era una scusa religiosa, perché la religione è sempre stata la scusa eccellenza per fare una guerra. Quindi era stato nominato un vescovo, un milanese vescovo di Como, e i milanesi già venivano odiati dai comaschi dai tempi dei romani, quindi non si sono mai piaciuti. Mettono questo milanese che era un parente dell'arcivescovo di Milano. I comaschi giustamente interpretano il fatto come la volontà di mettere le mani sulla città, e quindi si oppongono con l'aiuto di Urbano II, che viene a Como, che quando poi è venuto anche Anesso, viene a Como e invalida la nomina del vescovo. Dice: no, eleggetevene voi uno vostro. E viene eletto Guido Grimoldi, che era di Cavallasca. Questo era un grande, veramente, perché la piccola Como è riuscita a vincere sempre le battaglie contro Milano grazie a questo vescovo. Perché lui riusciva a motivarli, lui andava al porto a benedire le navi che partivano, oppure stava sugli spalchi a incoraggiare i suoi comaschi, e loro vincevano sempre. Tant'è vero che per Milano era diventato un motivo di frustrazione enorme non riuscire a distruggere uno sputo di città come Como, la grande Milano, che era 12-15 volte più grande di Como. E difatti Como comincia a perdere quando muore il vescovo, questo leader che avevano e che li rendeva invincibili. Perché muore? Perché dei comaschi maldestramente escono dalla città per fare un'imboscata a Livido Comasco, perché si era diciamo alleata a Milano, e nel diciamo buttare per aria il villaggio bruciano la chiesa di Livido Comasco, nella quale c'erano delle persone che avevano chiesto asilo, e questo era un sacrilegio enorme, così grande che il vescovo si ammala e dopo 3 settimane muore, e i comaschi rimangono senza un leader, e da lì cominciano a perdere. Poi perdono, finché l'ultimo giorno capiscono che non possono più resistere, perché Como era circondata sui quattro lati, sul lago c'erano tutte le navi dell'isola comacina, e sui 3 lati c'erano i milanesi con tutti gli alleati possibili e immaginabili, proprio per cercare di sconfiggere una volta per tutte Como. Como, quando capisce che non ce la fa più, una notte carica dal porto, diciamo, di Piazza Cavour, carica tutte le donne e i bambini su delle barche, e nel buio della notte li fanno scappare a Borgovico. Borgovico era indipendente, era un comune a parte, cioè era un villaggio a parte, fortificato e assolutamente imprendibile, perché c'era una palude tutto attorno.
quindi nessuno poteva arrivare con le macchine da guerra, insomma era più difficile da conquistare, e quindi li mandano a Borgovico. Il giorno dopo gli uomini rimasti cercano di combattere, di resistere ancora, ma molti muoiono, e i sopravvissuti, arrivata la notte, tanto i milanesi che erano fuori dicono: "Vincico, oramai domani mattina andiamo dentro e li facciamo fuori tutti". Allora loro di notte fanno la stessa cosa e si rifugiano a Borgovico. Immaginatevi i milanesi la mattina dopo, lì fuori, e non c'era più nessuno, e non capivano se era una trappola o no. Finalmente uno scavalca, entra, vede che non c'è nessuno, apre le porte, la porta torre, li fanno entrare e si sono riversati dentro, che era la porta pretoria all'epoca, e dicono che i milanesi si siano riversati nella città come l'acqua che invade una stanza, proprio alla ricerca di qualcuno da ammazzare, ma non c'era più nessuno. Arrivano a Piazza Cavour e vedono, cioè al porto, e vedono le ultime barche che entrano a Borgovico. Lì devono aver detto merda, qualcosa del genere hanno detto, non possono aver detto qualcosa di meno forte, gliel'avevano fatta. E allora cosa succede? Vediamo un momento che trovo la pagina giusta, eh? Allora qui Urbano II, qui c'è Rainaldo, il Barbarossa troppo, e dopo momento, scusatemi. Ma scusa, Borgovico, sì, era collegato al lago con il fiume che adesso è coperto? No, che collegamento? Cosa separava Borgovico da lì? Allora, dove c'è il Prapasquale, dove c'è, sono i giardini, lì era tutta una mezza palude. E anche lì vicino a Borgovico, Borgovico era un po' indietro ed era sul lago. Adesso vabbè, ci sono le ville che hanno mangiato un pezzettino di villaggio, diciamo. Però Borgovico è dove c'è la via Borgovico, sì, sì. A sinistra, diciamo, non è tanto sul lago, e comunque arrivava fino a lì ed era tutta fortificata. Scusate un secondo, eh. Allora qui siamo nella guerra, poi ci sono stati tradimenti, ci sono stati cose tremende. Allora, che non sarebbe stato facile espugnare Vico lo capirono subito anche i milanesi, i quali, non sapendo che pesci pigliare, qui quando si sono rifugiati, no? Inviarono un messaggio al loro vescovo, Anselmo Pusterna, in cui spiegavano la situazione e suggerivano una soluzione diplomatica. Si riunirono vescovi e consoli a Milano, i quali deliberarono l'invio di ambasciatori a Borgovico. La proposta che fecero parve onorevole ai comaschi, poiché veniva loro concesso di conservare i loro beni mobili, la casa e il bestiame. Agli ambasciatori i comaschi chiesero solo in aggiunta che non fossero demolite le mura di Vico e di Colognola, anche Colognola era un borgo fortificato, e così accettarono. Il 27 agosto 1127 nelle tende dei milanesi venne giurata la pace, anche se per le mura di Vico e di Colognola i vincitori furono irremovibili, quindi le tre mura dovevano essere distrutte. Se fosse veramente finita così, diremmo tutti, finalmente era ora. I milanesi invece, pochi giorni dopo, disonorarono il giuramento e sistematicamente demolirono tutta la città, nonché Vico e Colognola, e le bruciarono. Mura, torri, palazzi, case e monumenti romani furono rasi al suolo, tutto tranne il Vescovado, San Giacomo, Santa Maria Maggiore, che sarebbe poi la chiesa che c'era posto del Duomo, San Fedele e San Sisto e i conventi, che erano quasi tutti fuori dalle mura. L'altare d'oro di Sant'Abbondio e altri ricchi arredi presero la via di Milano. Ai comaschi fu proibito di ricostruire la città e fu loro concesso solo di costruire capanne in quello spazio vuoto che circondava le mura di un tempo, chiamati i Corpi Santi. Como non esisteva più, ma esistevano ancora i comaschi. E poi leggerei l'ultimo pezzettino. Umiliati, vilipesi, ridotti in miseria e vessati dalla prepotenza di Milano, come profughi ma a casa loro, i comaschi non avevano neanche più un mercato, non potevano più commerciare i loro prodotti. Proviamo ad indossare i loro panni, immaginiamo quali sentimenti crebbero nei loro cuori, ridotti sul lastrico da un nemico senza onore, che aveva tradito la sua stessa parola. Il supplizio di Como durò praticamente 30 interminabili anni, durante i quali Milano continuò a crescere indisturbata e a tenere la testa di Como schiacciata a terra.
Ma un giorno, dall'altra parte delle Alpi, salì al trono un nuovo imperatore. Gli storici lo avrebbero giudicato nei più svariati modi, ma nessuno potrà mai dire che egli non abbia cambiato la storia europea. Naturalmente comincia l'avventura del Barbarossa, che a Milano era un delinquente e a Como invece un santo, praticamente, perché ne ha permesso la ricostruzione. Questo è il tono, diciamo. Si cerca di tenere un po' l'attenzione viva senza dilungarsi troppo e raccontandolo con un linguaggio, diciamo, abbastanza accattivante. Poi tra l'altro segue, cioè la storia della guerra decennale è bellissima, perché noi abbiamo avuto l'anonimo cubano, che è stato un poeta, che con un latino magari un po' maccheronico, ma ha raccontato nei dettagli questa guerra, che è stata veramente, cioè è interessantissima dal punto di vista storico, e poi è bello leggere e vedere esattamente dove sono tutti i luoghi, cioè quali sono i luoghi dove si sono svolte queste vicende. Una delle battaglie più importanti è stata qui alla Cavagnola, per esempio, no? Dove i comaschi hanno teso una trappola all'isola Comacea. È veramente, ci sono dei periodi della storia di Como assolutamente unici e interessantissimi. Non so se avete delle domande, non vogliamo. Quello che posso dire io per fare un po' di pubblicità non è solo il ripasso della storia generale, ma proprio si scopriranno tante cose della nostra zona, non solo di Como, che magari non si sapevano. Io stesso, nel prepararmi per questo libro, ne ho scoperto un'infinità, cose che non immaginavo neanche, sul ruolo della città, su tutte le cose che sono successe, la storia del Medellino, un personaggio quasi sconosciuto ma assolutamente affascinante. Ecco, qui nel 1917 eravamo con i milanesi. Allora, Como, insieme a Menaggio, insieme a Gravedona, che poi ha cambiato bandiera, insieme all'isola, insieme a tanti altri posti, si era messa con Milano, perché Nesso era abbastanza importante da poter sperare di portare via il ruolo di Como, cioè insieme all'isola avevano fatto un consorzio per, se Como veniva annientata, l'importanza la prendeva Nesso, la prendeva l'isola, che aveva, insomma, la prendeva il centro lago, insomma, c'era proprio in ballo uno spostamento di potere. Hanno perso tutto con la distruzione dell'isola. E poi niente, la distruzione dell'isola è successa molto dopo. Tra l'altro si dà la colpa al Barbarossa, ma il Barbarossa era in Germania quando è successo tutto. Anzi, l'isola si era già arresa al Barbarossa nel 60, quando Milano è stata distrutta, pochissimo tempo dopo, il Barbarossa si è presentato disarmato davanti all'isola, cioè in barca, da solo. Gli ha gridato: arrendetevi, questi se la facevano talmente sotto che si erano già arresi. Ma Como voleva vedere colare il sangue. E quindi nel 69, approfittando dell'assenza del Barbarossa dall'Italia, hanno attaccato l'isola facendo tutto quello che hanno fatto. Quindi hanno distrutto tutto, con il permesso del vescovo di distruggere le chiese. Che è una cosa, scusate, questa è la pastiglia del colesterolo, devo ricordare di prendere la pastiglia del colesterolo. E quindi, tranne una, se voi guardate l'isola, c'è solo una chiesa, la più piccola, era un oratorio all'epoca, l'oratorio di San Giovanni Battista, tant'è vero che la festa si fa a San Giovanni Battista, anche se l'isola è stata distrutta in febbraio. E lì hanno distrutto le 6 su 7 chiese, hanno spostato e distrutto i conventi, c'erano 2 conventi, il castello dell'isola e la città. Qualcuno dice che ci abitavano 4.000 persone, io sinceramente non riesco a capire dove, però di fatto l'isola era importantissima ed era diventata il più importante centro del lago dopo la distruzione di Como, fino a che è stata poi distrutta. Poi c'è la bellissima storia della maledizione che ha bloccato qualsiasi attività sull'isola per 8 secoli, e poi tutto quello che è successo dopo, fino ad arrivare alla storiella che si racconta al ristorante, che attira così tanti turisti, al prezzo di 72 euro a testa. Dica male, eh? Però per dire, no, è veramente. E quando io racconto, vedo le reazioni, quando racconto la storia dell'isola ai turisti, che poi se ci pensate lunga 600 metri e larga 200, è veramente un fazzoletto che ha però avuto una storia assolutamente incredibile, ma non soltanto nel momento della distruzione, anche prima. I bizantini hanno resistito sull'isola 20 anni ai Longobardi,
È vero che i Longobardi non avevano tanta confidenza con l'acqua, non solo perché non si lavavano, ma avevano paura di attraversare il canale. Quindi loro hanno aspettato 20 anni, ma dopo 20 anni se ne sono andati perché non ce la facevano più, cioè che due scatole, stare 20 anni segregati sull'isola. Tant'è vero che hanno detto, scusate, se ci fate andare noi vi lasciamo l'isola e andiamo a Ravenna che è meglio. E queste cose sono successe a pochi chilometri da qui, o anche qui, insomma, quando hanno distrutto il castello la prima volta, proprio perché è stato Guido Grimoldi a dire dobbiamo distruggere il castello di Nesso, che si vergogni Nesso, patria di Rainaldo e patria del Grimoldi stesso, che pare risiedesse anche lui qui, abbia risieduto perlomeno per un giorno, che però aveva commesso, diciamo, l'abominio di mettersi contro la città di Comune, insomma, che aveva tradito anche lei. Insomma, ne sono successe mica male. E poi anche nei secoli dopo, figuriamoci. Quando quell'idiota di Ludovico il Moro ha perso tutto perché gli era gran baiuscia, sì, è stata colpa sua, se noi siamo finiti per 4 secoli sotto la dominazione, quasi 4 secoli sotto la dominazione di stranieri, insomma, se ci si pensi. E poi anche lì gli ho raccontato che come ha fatto Ludovico il Moro a prendere il potere e a poi a fare tutto quello che ha fatto, lo ha fatto servendosi dell'invaghimento della cognata Bona di Savoia, Bona di nome, ma se guardate i ritratti non era assolutamente Bona di fatto, ma questa si era innamorata di un musico che, diciamo, suonava al castello, Sforzesco, e grazie a questo musico Ludovico il Moro è riuscito ad entrare, lui era esiliato, ma è riuscito a tornare nel castello e dopo un po' si è servito ancora del musico per prendere il potere, perché ha cacciato via il musico che si chiamava Trissino, lo ha cacciato via dal Ducato di Milano. La Bona, che era partita, pur di rivederlo, ha firmato una delega nella quale dava al cognato la tutela del figlio, che era il legittimo duca, che era ancora bambino, e così lui si è preso il potere e poi ha provocato la guerra, eccetera, eccetera, e ha perso tutto e ha spalancato le porte ai francesi, agli spagnoli e poi agli austriaci, poi ancora ai francesi, soprattutto quello che è successo. E gli svizzeri no, gli svizzeri sono stati furbi, perché sono riusciti a prendersi il Canton Ticino grazie a questa situazione, è stato proprio in quel momento lì. Allora, è successo in due tempi. La prima parte, diciamo che era poi Bellinzona, la Riviera, la parte alta del Canton Ticino, se la sono presa quando appunto hanno praticamente gli svizzeri che combattevano sia per il Duca di Milano che per i francesi, hanno improvvisamente smesso di combattere per il Duca di Milano. Quindi il Duca di Milano, Novara, si è trovato lì, scusate, come un pirla, abbandonato dal suo esercito e ha dovuto fuggire. È stato riconosciuto, perché lo avevano fatto riconoscere sempre gli svizzeri, ed è stato portato in prigione in Francia, dove poi è morto. E guarda un po', dopo un po' Luigi XII ha concesso agli svizzeri di tenere quella parte alta del Canton Ticino, era un ringraziamento sostanzialmente. Ma poi è stato il Papa a finire il lavoro, sempre con gli svizzeri, il duca di Sion, quando i francesi volevano prendere il potere in Italia, il Papa ovviamente non era d'accordo, si sono consorziati tutti, hanno combattuto contro i francesi che hanno combattuto, aiutati dagli svizzeri, ai quali era stato promesso di prendere tutto il resto dell'attuale Canton Ticino. Quindi tutto si è concluso al Trattato di Arona, 1512, diciamo che nel 1515 i giochi erano fatti. Poi i svizzeri sono diventati banchieri e chi è che li è andato a toccare più? Sono rimasti lì così. Ma sì, lasciamoli lì ormai. Sono passati 500 anni, 502 per la precisione. E sì, comunque è molto molto interessante, tutto viene spiegato, anche perché è campione d'Italia italiano, è rimasto italiano. Ci sono tutte questa adesso vi dico tutto, se no penso che comprate il libro. No, però è veramente, ne sono successe di tutti i colori. Poi sapete, dopo questi fatti è stato messo sul trono un duca farlocco, in realtà era nelle mani dell'imperatore, quindi gli ultimi duca Sforza sono stati dei fantocci praticamente. Infatti, approfittando di questa mancanza di potere, sono emersi personaggi come il Medeghino,
che era un delinquente incredibile, però è sepolto il Duomo, cioè voglio dire, è sepolto dal Duomo di Milano, perché tra l'altro fratello di Papa e fratello della madre di San Carlo Borromeo, cioè la sua famiglia è diventata nobile grazie a lui, ma succede ancora oggi, no? Non sono più nobili, però diventano potenti e famosi, no, più sono delinquenti. Abbiamo visto chi hanno sepolto a Roma, no? Cosa l'ho capito? Abbiamo visto chi hanno sepolto a Roma, no? Noti. Ah sì, 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 certamente. Certamente. Esatto. E quindi il Medeghino, che è stato un pirata, un sicario, un terrorista, ne ha fatti in tutti i colori. Si racconta addirittura che tenesse i suoi